jazz si vedevano le stesse facce. Di solito la band cominciava a suonare con un'ora di ritardo perché anche gli avventori occasionali arrivavano tardi. Solo pochi abitué amavano presentarsi sempre alla stessa ora, quando ancora non c'era nessuno e quando alcuni membri della band si facevano spazio sul piccolo palcoscenico per provare i brani ed accordare gli strumenti. Da un po' di tempo Stella arrivava verso le 20:30 e si metteva in quell'angolo lì, un po' in disparte, da dove anche al locale pieno nessuno poteva coprirle la visuale. Aveva lo sguardo perso nel vuoto, come se sognasse, mentre teneva il posto alle amiche che più tardi sarebbero arrivate, e si godeva le prove. Dal lato opposto Anselmo. Alle 20:32 si sedeva dopo aver disposto sul tavolo in ordine sparso una quantità imprecisata di fogli di carta, alcuni ritagli di giornale ed il suo quaderno. Una da una parte, l'altro dall'altra, e si ignoravano completamente, anche se erano gli unici incauti ad arrivare a quell'ora. Anselmo sembrava impazzire con le sue misteriose carte. Spesso ne stracciava un po' gettandole nel bidone portaombrelli che, quando pioveva, non potevi neanche pensare di metterci gli ombrelli, tant'era pieno. Carta. Carta che non serviva più a niente, ma che scaldava l'attesa quella sera di attesa. Sospesa tra una foto di Oscar ed una di Milt, mentre i musicisti che avrebbero abbellito il silenzio ancora non arrivavano. Silenzio. Ma che rumore, rumore di carta che viene stracciata e di bicchieri rimessi sugli scaffali in fondo al locale. Vuoti. Il locale semivuoto. Stella da una parte, Anselmo dall'altra, che neanche si percepiscono l'un l'altra e che se ne fregano di essere i soli avventori di un locale ancora vuoto che aspetta di riempirsi di musica. E i ritratti di Oscar e di Milt da una parte all'altra del locale sembrava che invece si parlassero e che si scambiassero musica, silenzio e musica. Oscar sorrideva come solo lui sapeva sorridere. Anche il giorno in cui era entrato in ospedale aveva sorriso e viveva così, come un robusto, sano e saggio musicista che aveva un grappolo di note che gli pendevano costantemente dalle dita, pronte alla vendemmia. E che vendemmia! Tanta vendemmia! Che anche una foto in bianco e nero emanava musica. Un ghirigori appassionante di saliscendi, di bemolle e diesis, a volte interrotti da un bequadro che isolava la nota, dandole un innaturale tono naturale tra bianco e nero, solido e insolito grigio che sulla tastiera aveva sempre occupato un posto di rilievo per il vero musicista che vedeva oltre il bianco e il nero. Gli faceva eco Milt, sorridente anche lui, che nel suo ritratto sollevava le bacchette dal vibrafono per lasciare che il vibrafono vibrasse da solo. Non aveva neanche bisogno di picchiare con le bacchette per farlo suonare. Tanto erano insidiosi. Si direbbe che suonava per telepatia. Più giù, sotto il ritratto di Milt, c'era un vecchio altoparlante appeso col cono all'insù e nel cono qualche artigiano dei gusti bizzarri ci aveva messo una lampada colorata. Proprio sopra un tavolino basso ricoperto di giornali letti a casaccio, quel vecchio altoparlante che una volta aveva forse trasmesso notizie sulla guerra, ora fungeva da lampada e dava all'ambiente un che di tetro, illuminando grottescamente ora il volto di Stella, ora quello di Anselmo. Loro erano lì e non sapevano di essere insieme. Intanto arrivava altra gente che tra una chiacchierata e l'altra sapeva che di lì a poco si sarebbe scatenato il jazz. Jazz, musica da tavolo, da gin and tonic, da impulsioni sottili, musica che non sempre si ascolta, ma che ti prende di nascosto, quando meno te lo aspetti, e ti sorprende con i suoi respiri mozzi e guizzi improvvisi. I fall in love
too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be less cold, 'cause I've been fooled in the past. But still I fall in love too easily. Yes, I fall in love too fast. Ore 21:20. La band non era ancora al completo. Chitarra, basso e batteria erano lì e già graffiavano l'ambiente con uno swing penetrante. Il locale era quasi pieno, ma il piano a mezza coda ancora troneggiava senza nessuno che lo prendesse a ditate. Per qualche motivo che poteva irritare i puristi, ma che gli appassionati avrebbero giustificato dicendo anche questo è jazz, il pianista non era ancora arrivato. E pensare che il programma diceva chiaramente alle 21 concerto del quartetto X. Erano le 21:35 e il piano inerme e vanamente illuminato con diamanti spartiti sulle giro faceva bella mostra di sé come un fantasma che suonava una melodia composta da un unico esteso silenzio che pochissimi esperti riuscivano a capire. Oscar sorrideva sempre dalla sua immutabile foto. Anche il giorno in cui tre operai disoccupati per protesta si erano barricati nel locale, aveva sorriso. E come un robusto, sano e saggio sindacalista, aveva consolato il trio di diseredati con una vendemmia di note che tra un salescendi di bemolle e diesis, a volte interrotti da un dequadro, isolava l'ambiente dall'inumano mondo esterno, coinvolgendo anche lo scettico Milt, che aveva sorriso pure lui da quella foto che lo ritraeva nell'atto di sollevare le bacchette, mentre le note gli cadevano giù, tutte giù su quelle anime pie che chiedevano solo un lavoro. Anche quando era arrivata la polizia per portare i malcapitati in questura, Milt e Oscar avevano sorriso come per dire «così è il mondo fuori» e giustificare il loro rimanere lì, impassibilmente appese a quelle pareti mentre la vita continuava inesorabile a vivere e a morire. Anche quello era jazz. Ore 21:47. Il pianista non c'è. E quando un assolo prende le viscere dell'ascoltatore non c'è più niente che tenga e l'istinto prevale su tutte le forze. E dai che tamburelli con le dita, e dai che batti il ritmo con i piedi, e dai che dici yeah, approvando con la testa, all'unisono con gli altri strumentisti che incitano l'assolo. E quello arriva, l'assolo arriva, piano, piano, e va verso il culmine dell'espressività, quasi una trance inevitabile, riedizione di un antico rituale che ci porta a parlare il linguaggio del buon umore. Mai prendersi sul serio. Questo è jazz. Non prendersi sul serio, jazz. Questo è jazz. No, non prendere... Silenzio nella sala. Eccolo. Vestito di bianco e di nero, con una spilla d'argento sul petto, nessuno lo aveva notato, ma tutti lo avevano percepito. Beve qualcosa e poi si sedette al piano, rimescolò le scarne partiture che dormivano sul leggio, le guardò attentamente, poi le mise da parte... dove nessuno avrebbe potuto vederle, neanche lui. La band, che non aveva smesso di suonare lo stesso swing da 10 minuti, ora era al completo, con un pianista che non stava ancora suonando, ma che aveva miracolosamente fatto zittire il pubblico. La chitarra tacque, il contrabbasso tornò all'inizio del brano, la batteria si fece più dolce, non un applauso. Si sa che il jazz è anche un passaparola tra strumentisti, che improvvisano,
e gli applausi si alternano sempre agli assoli, ma in quel momento tutti erano ipnotizzati in attesa del grande Jim. Eccolo, mette le mani sulla tastiera. Gli altri lo guardano e la magia comincia. Jim inizia ad improvvisare su quel ritmo e ne tira fuori l'impensabile, l'immaginabile. Ma questo è jazz, qualcosa che poco a poco prende forma. E il silenzio del pubblico, adesso se qualcuno parlava un altro lo zittiva, corona il lavoro della band. Non c'è alcun dubbio, quando il jazz passa parola c'è sempre un momento magico, carico di aspettative che fa tacere tutti. Ed ecco il momento magico. La band è un tutt'uno con la melodia che Jim sta decifrando. E le note salgono sul soffitto ed urtano le pareti per poi andarsi a posare sui tavolini, sui bicchieri mezzi pieni, volando nell'ambiente fumoso fino a cadere tutte sui capelli del pubblico e nelle orecchie di chi, vittima dell'incantesimo, ne subisce il fascino. Questo è jazz. That's what I always hear when you sigh. Never in my bullet could you be worse to reveal. In a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves be and coo? Won't allow testing kind of magic music we make with our lips when we kiss. Personalità proprie e secondo Anselmo erano anche capaci di complottare e di brutto. Quando ci si mettevano proprio, non che vivessero di una realtà diversa, figuriamoci le parole, la loro era proprio la realtà di tutti i giorni e complottavano, ad esempio, perché Google B è finita in galera con qualche verso in bocca? E poi, perché Google B, la cantante, non ha smesso di cantare neanche quando la portavano in galera? Ma è chiaro, no? I versi non devono essere interrotti neanche dall'ordine costituito. Devono volare. Altrimenti ti rimangono dentro e fanno di quei casini che neanche te lo puoi immaginare. E l'uomo comune non ci capisce un bel niente dei complotti delle parole e per questo crede che gli eventi siano guidati da Dio. Per Anselmo non era Dio che guidava gli eventi, ma l'anima delle parole. E le parole sono pronunciate, o peggio silenziate, dagli uomini con tanta leggerezza che un po' più di responsabilità non guasterebbe. Dette non dette erano sempre un pericolo, perché rimanevano da qualche parte a fare il loro lavoro in autonomia. Si incontravano, si intrecciavano in giochi per noi assurdi, si trasformavano, bruciavano, si allungavano e accorciavano a piacimento. Insomma, il mondo di Anselmo era tormentato dalle parole che, non essendo del tutto consumate, venivano lasciate da sole a combinare guai. E lui questi guai se li ritrovava spesso in testa e li esprimeva parlando a modo suo, un modo tutto suo, che lui diceva simile ad una improvvisazione jazz. Per questi molti preferivano prenderlo per matto piuttosto che capire la sua grandezza. E poi chi oltre lui aveva cercato di cogliere l'essenza del dialogo delle parole lasciate lì a fare il comodo loro? Forse Anselmo era l'unico poeta capace di capire. Già,
perché di poeti capaci di capire ce n'erano pochi. When Charlie speaks of Lester, you know someone great is gone. The sweetest swing of music man at a Porky Picketon. A bright star in a dark age, when a best is at a thousand ways of refusing a black man admission. Black musician in those days, the booty in a difficile capire perché, ma il mondo gira comunque e gira anche per chi non lo gira. E il tramonto è così diverso. Paese che vai, tramonto che trovi. Poteva saperlo James DeJory, perché un giorno decise di partire dai viottoli sovraffollati di Deuxième e dalla sua multirazziale Parigi per finire i suoi giorni da barbone nella galleria vicina al Jam and Jazz, dimenticato da tutti e commemorato dalla cronaca come il barbone simpatico che chiedeva l'elemosina imitando De Gaulle. Se ci pensi, è proprio strano. Veniva da un quartiere dove si incrociano tante razze solari, là dove i magrebini e i senegalesi discutono il prezzo delle mutande appena confezionate dal fabbricante cinese, mentre nessuno si accorge del declino del sole che alto e imprendibile se ne infischia del tran tran quotidiano della città e delle sue formiche. Lui, il sole, tramonta quasi solo per le coppiette che si incontrano a Montmartre o a Place de la Bastille. E il tramonto affascina le mandrie di turisti che sembra che lo vedano per la prima volta proprio lì, lì a Parigi, come se non esistesse altrove. Strana città, ci puoi incontrare di tutto. Io ci ho incontrato James. Una volta passeggiando proprio verso l'ora del tramonto, in autunno inoltrato, ai giardinetti vidi gli adulti guardare la giostra ferma con un solo bambino che calobambà una goffa giraffa di latta. Mi venne da ridere, mi venne anche da piangere. Non sapevo se stessi vivendo il prologo di un film comico o l'epilogo di un film tragico. Gli adulti erano lì, imbambolati come se guardassero la finale della Coppa del Mondo, ma davanti avevano solo una vecchia giostra un po' pacchiana e ferma ed un solo bambino che voleva che la giraffa continuasse a fare su e giù, avanti a destra, su e giù, avanti a destra. Chissà perché poi certe giostre vanno quasi tutte avanti a destra. Gli adulti erano sette, il padre e la madre del pupo in prima fila a godersi lo spettacolo, e cinque altri individui delle più svariate tipologie. Una vecchia sportiva che portava dei fusò a fiori e scarpe da ginnastica, il rossetto luminoso e le rughe che esaltavano ancora di più la contraddizione tra le sue gambe robuste e il suo viso consumato. Un giovane biondo e alto dall'aria per bene che era venuto per il suo jogging quotidiano e che si era fermato, ma lì chissà perché. Due vecchietti ben vestiti che ancora si tenevano teneramente per nano, lui con il suo cappello marrone e il suo impermeabile beige e lei con uno scialle nero a frange per coprirle le spalle. Poi c'era James. Dall'aria rock alternativa, jeans consumati, gilet di cuoio a frange, maglietta bianca, cappello da cowboy, stivaletti a punta e capelli lunghi fino alle reti. Mi guardò. Lo guardai, insomma, ci guardammo. Hai da accendere? Io guardai la busta che portava con sé. C'erano dei vecchi dischi. Li vendi? No. Posso vederli? Mi porse la busta, guardavo i suoi dischi mentre lui guardava me. Suoni? Suono. Jazz? Jazz. Ci guardavamo negli occhi come due vecchi conoscenti. Che ne dici del bambino? Crescerà. Già. Fece un gesto per ricordarmi che aveva chiesto di accendere. Non fumo, désolé.
A proposito, il jazz è una merda. E se ne andò. Strani incontri si fanno a Parigi, pensai, mentre il sole terminava il suo tramonto. The moon is the same moon above you, a glowing school with a light, but shining a night in Tunisia, never has a star so bright. The stars will glow in the heavens, but only the wise understand. The shining the night into me, to gather through the days we send. And won't fade to tell a day, to exalt it, to be told. Each night, a deeper night in a world ages old. The years of the day seems to vanish, the ending of day breeze release. Each wonderful night into me. Cambiano di continuo. Nulla è dato al caso, sebbene molto di quanto si fa sia improvvisato. Ed è bello vederli suonare. Si guardano, anzi no, non si guardano neanche. Poi scoppia la musica. Un lampo di genio collettivo che ti prende in un grande braccio e ti seduce entrandoti nelle viscere, entrandoti nel cuore, nella mente, per farti battere il ritmo con i piedi, con le dita, con la testa e con i capelli che saltano su elettrici ed imbizzarriti come cavalli allo stato brado su praterie sconfinate in eterna fuga da un cappio che li vede addomesticati ed utili alla comunità. Ma il cavallo, anche se domo, resta sempre cavallo e si vuole simbolo della libertà, così come la musica, quella musica suonata da quella band che neanche la vedi suonare ma che suona ed è lì. Ed è lì, veramente lì, a commemorare il silenzio della mente con una musica ora allegra, ora selvaggia, ora divisa e saltellante, ma pur sempre enigmatica e serena, per quanto sconcertante ed infida, nonché satura di poi e di perché, ma sempre musica e sempre magica. Quella band che suona mentre vedi le espressioni di quelli lì che cambiano di continuo, quelli, Jim e Bingo, Enrico e Sammy e Google B. Google B che finalmente ha cantato con loro, che si sono sfogati come non mai con il loro sfidarsi di continuo in un susseguirsi di assoli e un susseguirsi di armonie, che si vogliono cavalli selvaggi su una prateria della Patagonia dove l'uomo fa fatica ad andare perché ce n'è troppa di libertà su quella prateria, troppa da poter sopportare anche insieme, in gruppo o in esilio. E seppure ci riuscissi e ti ci abituassi a vedere tutta quella libertà, diventeresti matto e non torneresti più nella normalità della vita normale, perché la libertà non la conosce proprio la vita normale. Eppure sentirono lo swing e il bebop arrotolarsi, ambigliarsi,
pigliarsi, avvilupparsi, scontrarsi, pretendersi, giocare, alternarsi, sfiorarsi, ginnasticarsi, frenere, sbriciolarsi, svilupparsi ed offrirsi nudi all'improvvisazione ora di un sax, ora di un piano, ora di una tromba, ora degli occhi. Sguardi incatenati all'immaginario, che finalmente volano nel reale come aquiloni di sogno che segnano linee di un cielo impertinente e saggio. Gli occhi si erano finalmente incrociati, anima di art pop che nel blues scalcinato di una borgata si invola dai cassonetti straripanti per fendere la noia con un solo abbandono. Uno sguardo indiscreto, gesti sincroni, innalzandosi carismatici all'inno solenne delle viscere che si riversano tutte nella batteria e nel contrabbasso come supporto di un unico, enorme, liberatorio rutto. Uno sguardo interrogativo, sassofoni e trombe, flicorni e tromboni, clarinetti e tube, piano di Duke, ironia di Count, allegria di Oscar, follia di Dizzy, maturità di Charlie e ritmo di Archie. Nessuno poteva intuire il perché di quello sguardo musicale. Non si guardavano soltanto, si passavano la staffetta in un'improvvisazione di battiti di palpebre e tentativi di fuga da quello stesso intenso primo sguardo. Ma non si poteva fuggire. Una volta che hai cominciato, devi andare avanti. E ci vai fino a che non hai più fiato né idee. Allora fai un gesto ai tuoi compagni, chiaro segno che coordina la scansione dei turni. Ora tocca a te, ora tocca ad altri. E lei guardò lui quando lui smise di guardare lei. E quando lei smise di guardare lui, lui cominciò a guardare lei. Ora tocca a te, ora tocca ad altri. Dopo neanche 3 secondi lui smise di guardare lei e lei cominciò a guardare lui. Ora tocca a te, ora tocca ad altri. Poi lui guardò lei, poi lei guardò lui. Ora tocca a te, ora tocca ad altri. Tragico alternarsi senza mai incontrarsi, dolce susseguirsi di passaggi nervosi, ora lui, ora lei, ora lui, neanche sai perché, ma è così, fino a quando le improvvisazioni finiscono e la band si ritrova in un pleno, un corale dove ognuno con il suo ritmo e ciascuno con la sua melodia si incontrano e si incrociano, facendo che la musica sia jazz. E gli sguardi si incontrano e si incrociano, non si sfuggono più, per un po', così, un secondo, un minuto, che importa? È tanto intenso che neanche lo puoi misurare quel minuto, dura quanto dura l'imbarazzo. E poi come un seme della terra continua a vivere e cresce anche dopo essere stato seduto e ti dici, e adesso che faccio? Dopo la sua fine è lì e combatte per continuare a vivere e ti dici, avrei potuto, avrei dovuto, che scemo che sono. È questo il tempo che da tempo to cu diventa tempo magico e ti mangia la mente quando tutto sembra perduto, mentre l'attimo fuggente si fissa nel tuo ricordo perché non sei stato capace di gestirlo, perché è fuggito e non sai quando torna. E ti rode le membra il fatto di sentirti un completo imbecille. Ma il contatto c'è stato. E le cose, se devono succedere, prima o poi succedono. È questa la realtà. E questa è la realtà del sogno, che quando smette di essere sognato, si incarna in un incontro. Lei e lui, lui e lei, ora tocca a te, ora tocca ad altri. Poi ci si ritrova tutti insieme nel finale, quando la blam esplode nell'orgasmo dei suoni, eiaculando gioia e voglia di vivere, 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 vivere e vivere pienamente nell'armonia della musica di ciascuno di noi che, incastonata nella musica degli altri, costituisce la trama invincibile dell'inno alla libertà. Ma in fondo si tratta solo di uno sguardo fugace. Seek when we are together dancing.
Cheek to cheek. Capiva di amarla e lui non aveva fatto nulla per farla rimanere nel mondo, nel suo mondo che avrebbe voluto dividere con lei. Tutto avrebbe voluto dividere, come un mosaico che esplode e che poi si deve rimettere insieme seguendo le ragioni dell'amore. Ma lei non c'era e nessuno sapeva che fine avesse fatto in quel mondo lì. Una volta che si è scomparsi per davvero. Jim stranamente non suonava, lasciava che Enrico facesse piangere le corde della chitarra. Non aveva mai suonato così. Era un blues lungo e ripetitivo, di quelli che dovrebbero cantare i frati nelle loro liturgie. Google B era scomparsa e non sarebbe più tornata. Anselmo ascoltava senza capire perché quel blues ossessivo facesse piangere, e anche lui piangeva con quel blues. Google B era scomparsa ed Anselmo non lo sapeva. Neanche Stella lo sapeva. Stella non si muoveva dalla sua catalessia. Fumava una super extra light ad occhi chiusi, perché il fumo andava solo negli occhi che buttavano giù lacrimoni salati per quel blues disastroso che durava già da mezz'ora. Goldie era scomparsa ed alcuni la credevano morta. Oscar non lo sapeva e sorrideva con i suoi grappoli di note appese alle dita. Neanche Milt lo sapeva e sollevava le bacchette mentre il vibrafono si sbizzarriva libero. Enrico suonava come non aveva mai suonato. Goldie non sarebbe mai tornata. You don't know what love is until you learn the meaning of the blues, until the love to love you have to lose. Love is. You don't know how lips hurt until you kiss and have to pay the cost. Until you flip your heart and you. Love is. Do you know how long
James DeJory era quasi sempre fuori. A volte dormiva anche per strada come un cane randagio e come James. Spesso capitava di incontrarli insieme, Anselmo e James, in galleria o al vecchio molo abbandonato. Li trovavi anche in mezzo ai barboni con James che presentava il suo amico come uno che aveva la poetica del barbone senza esserlo. E lì Anselmo improvvisava un comizio ora sulla prigionia delle parole che intorpidisce il pensiero, ora sulla libertà delle parole che invece lo stordisce. Ma è la via di mezzo che non poteva essere praticata da uno come lui. James, con una bottiglia semivuota in mano, chiudeva il comizio dopo 15 ore, quando tra il pubblico l'unico rimasto sveglio era un gatto che da 5 anni si era aggregato a quella combriccola di diseredati. Poi vedevi che James e Anselmo se ne andavano in silenzio e così dialogavano per altre 15 ore senza dire una parola. James non era cambiato e vestiva i suoi panni di barbone con dignità. Una sola cosa gli mancava, la musica. E Anselmo gliela raccontava con i suoi silenzi. Sì, la musica. Come fai a comunicarla se non puoi ascoltarla? Non ti rimane che il silenzio per descriverla. Inizi un silenzio e lasci che il tuo interlocutore ci metta quello che vuole con la sua testa, mentre pure lui ti passa il suo silenzio e tu nella tua testa ci metti quello che vuoi. Magico comunicare così. James e Anselmo silenziavano fitto fitto mentre il tempo passava quatto quatto senza incertezze. It begins to tell lonely night, lonely night. I do pretty well till after sundown. So by the time I feel sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start from midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you and I hold on the night knows it too when I'm well.
to take your wings from midnight, midnight. Why do angels sing for your returning? Till our love is safe and sound, and our Lord of midnight comes around. Se n'era fatta tanta ed era tutta strada sbagliata. Del resto la vita è fatta a modo suo e a poco serve ribellarsi ai suoi capricci. Basterebbe forse vivere un po' più alla giornata per essere felici? Ma chissà, la vita è un giullare, un buffone di corte che si traveste da uomo serio. A volte è una presa in giro e tutti, belli e brutti, buoni e cattivi, sani e storpi, si sono ritrovati al valico, al confine tra giorno prima e giorno dopo, scoprendo che una volta valicato non cambia niente, e si sono ritrovati sempre e comunque in mezzo al prima e al dopo. E questo è il momento più duro, il momento di decisione. Non si sa che c'è dopo, ma ci si deve comunque andare verso questo dopo. E non è mai quello che vuoi, anche se quando il dopo di prima diventa il prima di un altro dopo, ti ne accorgi che nulla è cambiato. Ma qualunque cosa tu faccia, non puoi più tornare indietro. E non puoi rifare le stupidaggini che hai fatto prima e che ora sono solo ricordi. Si nasce, poi si muore. Quello è il vero rebus. Prima di nascere non sei e non sai. E dopo la morte non sei e non sai. Se ne raccontano tante di castronerie su quel prima e quel dopo. Castronerie che neanche ci si deve sforzare di immaginare qualcosa di originale. Non che sia scomodo, anzi, direi quasi che la vita alla fine diventa inespressiva come un pagliaccio poco divertente o un comico che non fa ridere. E a volte ti sembra una puttana che non scopa, un topo che non rosica il formaggio, un uragano senza vento, un cielo senza blu. Poi, d'improvviso, un bel giorno, si sveglia e... caspita com'è bella! Il rischio è che si riaddormenta subito e che senti che ti hanno fregato perché fra prima e dopo non c'è alcuna differenza. Ecco come ci si sente, è come ti rompe le balle sentirti così. E come diceva Anselmo prima del suo ricovero, ma che ci frega del cammino da seguire, dell'apprendimento residuo di ogni esperienza? Mica si vive solo prima e dopo, tra meditazione e riflessione. Forse basta seguire il pensiero del... Ma che sentiero e sentiero, pensiero e pensiero. Adesso pure le metafore. Uno si alza la mattina, si prepara, va a lavorare, esce, fa quattro risate con gli amici e torna a casa. Ma che altro vuole quello? Trascendenza. Ma da che? Vabbè, a farti benedire. La vita è giocosa e ci ostiniamo a volerla vivere seria. Alla fine, pure lei, tra un evento e l'altro, mangia, dorme, si fa bella, si fa brutta, sviene, si riprende e poi finisce quando le viene in mente di finire. All the shark has pretty teeth, dear, and he shows him pearly white. Just a jackknife is a make it dear, and he keeps it right out the sun. Sulla spiaggia di Long Island c'è un pale a mezzo di stamattina, lo sapevo.
Non sposati, figuriamoci l'accoglienza che ha avuto quando è venuta al mondo. Eppure era viva ed aveva tanta di quella vita da resistere senza rimedio anche in un atroce sobborgo nero di Baltimora. Dall'età di 10 anni venne ripetutamente violentata da un vicino di casa ed invece di assistenza ed affetto che la salvassero, pronti le si aprirono le porte del riformatorio. Immagino che poteva venire fuori da una così. Eppure scoprì di amare la musica, facendo le pulizie in casa di una quotata prostituta e cantando e ricantando le canzoni che suonava un vecchio grammofano. Scoprì anche di avere una bella voce. Qualcun altro lo scoprì e fu così che cominciò a cantare nei locali malfamati delle budella delle città americane. E quando c'era lei, che folla! Quanta gente, da non credere! Era bastato fare 2 o 3 spettacoli perché si spargesse la voce che una bella e formosa nera con passato poco raccomandabile cantava da Dio. Era lei, Eleanor Fagan, per la madre, Billie Holiday per le locandine. Cantava come un angelo, solo che gli angeli neri all'epoca non erano previsti e per le autorità del suo paese lei fu sempre una puttana. Morì dopo una vita estrema che neanche Dio avrebbe avuto il tempo di ascoltare la sua ultima confessione. In ospedale, distrutta da droghe e alcol, piantonata dalla polizia che l'avrebbe comunque arrestata, ormai priva di canto. Si spense una delle più belle voci della storia. Le leggende metropolitane ti fanno credere che nella grande mela vi siano opportunità per tutti. Emergere dovrebbe essere possibile e se non ti tagliano le ali puoi volare con quello che sai fare. Eleanor Fagan dovrebbe essere un esempio di opportunità data a tutti. Immaginate una che ha passato l'adolescenza nel peggior riformatorio del globo terracqueo, che ha vissuto di stenti facendo le pulizie in casa delle puttane, che forse è stata del giro pure lei, e che diventa una delle più grandi stelle del jazz. Ma che diamine! Hai capito che vita ha avuto? Altro che terra delle opportunità. Someday you come along. Home, this man for two.
Jazz è come la sifilide che si diffonde nei postriboli. Lenny Tristano con la sua band ha fatto conoscere il jazz ai bianchi, perché era bianco pure lui, e poteva suonare nei locali dei bianchi. E siccome dei neri al mondo non gliene è mai fregato niente a nessuno, il jazz aveva bisogno di Lenny Tristano e dei bordelli per bianchi per diffondere la sua piaga. Se non ci fossero stati i nostri eroi, ma prima ancora se non ci fossero stati i locali malfamati, se non ci fosse stata la voglia di divertirsi, se non ci fossero stati gli schiavi neri e se non ci fossero stati gli sfruttatori. La scoperta dell'America, il colonialismo, ma chi lo conoscerebbe il jazz? Andiamo. Il jazz è una storia drammatica, fatta di commercio di sesso e di tratta di schiavi, fatta di droga e di contrabbando. Il jazz è per definizione un tipo di cui ci si può fidare poco, un losco personaggio che ha fatto dei bassi fondi della sua dimora preferita, divenendo la redenzione dei disperati. Ed il German jazz è un miracolo di incoerenza, perché è vissuto di jazz al di là di ogni bisogno di redenzione. Non è un bordello, è un locale dove si fa musica. E quanto ci ha messo il jazz per riuscire a sopravvivere senza dover ricorrere ai bordelli? Il jazz è musica viscerale, ma non è viscere. Il jazz e il jam jazz è viscere di cemento e calcestruzzo. Il jazz vive in quelle viscere come non vive in nessun luogo. E grazie a quei musicisti che si sono passati il testimone e che hanno lasciato un poco della loro musica là dentro, e grazie al fatto che il German jazz non digerisce la musica, non la vomita, semplicemente la ospita e la lascia libera di vivere come vuole lei. Il German jazz è stato come una bibita gassosa in una lattina che se la agiti scoppia. E se stappi il German jazz fa e ti schizza puntualmente la faccia con tutta la sua voglia di essere musica vera e dal vivo, che dal morto non c'è che il silenzio. It don't mean a thing if you ain't got the swing. Do-a, 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 do-a. It don't mean a thing. All you got to do is sing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. It makes no difference if the street or art. Just keep the rhythm, everything you got. Oh, it don't mean a thing if you ain't got the swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. L'angolo che 30 anni fa era di James ora era occupato da una cartomante. Prezzi modici, tutto in regola. Mi sedetti, mi guardò, la guardai. Strano. Era proprio strano vedere che al posto di James, che interpretava i sogni di Stella, si era impiantata una piccola industria che li fabbricava e li vendeva i sogni. Già, una volta i sogni ce li avevi gratis, ora bisognava pagare, prezzi modici, tutto in regola. La guardai, aveva gli occhi spenti e i denti gialli, i capelli li copriva con un foulard grigio e blu, uno scialle di lana blu di quelli fatti in casa, all'uncinetto, le copriva le spalle e appeso al collo aveva un diadema enorme.
argento e lapislazzulo, grigio e blu anch'esso, a forma di croce egizia. La guardai, prezzi modici, tutto in regola, mi guardò. Beh? Come beh? Beh, cioè, che vuoi? Mi sembrava di aver già fatto questa conversazione anni prima. Che è successo così? Ieri c'era James al posto tuo ed era uno che con Rock ci aveva litigato. Beh? Come beh? Beh, cioè, che vuoi? Ancora. Ma che tipo è questa cartomante? Che è successo così? Ieri c'era il Jam & Jazz, ora c'è un noleggiatore di film imbarazzanti. Io suonavo, poi ho seppellito la chitarra e mi sono messo a fare il giornalista. E non so più dov'è Anselmo, che avrebbe saputo trovare le parole da dire per poi lasciarle fuggire a fare i cavoli loro. E Google B è scomparsa quando Enrico la amava, ma lei faceva l'amore con Dio ed amava un altro. E io non so più dove andare. E Stella, che raccontava i suoi sogni a James, che si addormentava perché non erano interessanti. E la musica non c'è più, non c'è più. Piansi. È andata via, se l'hai portati via tutti, tutti. Piansi ancora, e piansi tanto. Beh? Come beh? Beh, cioè, che vuoi? E che diamine! Smisi di piangere. Mi calmai, mi porse un fazzoletto di carta. Sai dove è andata? Chi? La musica! Mescolò le carte, aveva un'aria solenne. Le dispose ordinatamente sul tavolino. La morte, l'impiccato, il carro. È difficile. Rimescolò le carte. Sembrava preoccupata, quasi quasi ci credevo anch'io. La guardai e fu con grande stupore che mi sembrò di notare in lei un'espressione nota. Non sapevo chi fosse. Eppure... È successo così. Ieri c'era vita, oggi c'è altro. La vita che vuoi non c'è, è altrove che devi cercare. Le parole sono in prigione, ce le ha messe lui. E i grappoli di note non si vendemmiano, sono marci. C'è chi ha tentato di farne un distillato, ma non gli è riuscito. Devi cercare altrove. 20.000? 20.000. 20.000! Ascoltatrici ed ascoltatori, sabato 31 gennaio la Salma del Jazz è stata esposta alla Protomoteca Nazionale per oltre 6 lustri a causa dell'inesauribile flusso di gente che per anni si è accalcata per rendergli l'ultimo omaggio. L'esposizione della Salma è stata interrotta per intercorsi termini e scadenze tributarie. Il jazz è ricordato dagli amici e dai parenti che hanno tutti lasciato un segno nella Protomoteca Nazionale, che ora sarà ripulita dal servizio d'ordine. Il giornalista Teseo Pignoli, meglio noto come Tespi, ha avuto l'incarico di raccogliere le testimonianze più significative che saranno date alle stampe dalla rinata casa editrice Le Tarme del Sogno, già proprietà dell'attuale primo ministro Palmer di Giustizia. Nell'occasione dell'anniversario della chiusura del Jam & Jazz, noto locale dove per anni
le migliori band si sono esibite portando al mondo la testimonianza indelebile della musica che non nasce, ma che si crea nella magia del divenire umano. Il popolo ringrazia il jazz per essere esistito e partecipa commosso alla sua inumazione. Io no. Ed ho dei buoni motivi per dire che non è vero. Mi parla. Se voi poteste sentirlo come ora lo sento io, sapete che direbbe? Vi direbbe: balle, io non crepo. E vi sorriderebbe citando una delle più celebri affermazioni di Anselmo. La vita è giocosa e ci ostiniamo a volerla vivere seria. Alla fine, pure lei, tra un evento e l'altro, mangia, dorme, si fa bella, si fa brutta, sviene, si riprende e poi finisce quando le viene in mente di finire. I see Teresa Green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Oh, I see skies of blue. Dark at night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. Yes, I think to myself, what a wonderful.
spettacoli, proprio abbiamo avuto, abbiamo ricevuto tanta energia anche noi. Ciao, grazie. Facciamo vedere. Ciao, Domenica. 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 Ci